10 febbraio, giorno del ricordo, in memoria delle foibe e degli esuli istriano-dalmati. Istituita da una legge dello Stato nel marzo 2004, la ricorrenza cade nel giorno in cui nel 1947 furono firmati a Parigi i trattati di pace che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, gran parte della Venezia Giulia, Zara e la provincia dalmata. Al giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone uccise e infoibate nei territori dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947. Quella degli eccidi, delle foibe, caverne verticali estremamente profonde in cui i partigiani jugoslavi gettavano i nemici spesso ancora vivi, è una tragica storia a lungo rimasta in silenzio. Impossibile calcolare il numero delle vittime, probabilmente la cifra oscilla tra le 6.000 e le 11.000 persone. Nel terzo anniversario, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dichiarato: «Dell'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe va ricordata la congiura del silenzio, la fase meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante dell'oblio. Anche di essa non possiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell'aver negato o teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali».